Piero Lovuolo, presidente dell'Associazione Esercenti Avellino. Il 1° luglio, domenica 1° luglio, c'è questa iniziativa di solidarietà anche per appunto, i terremotati dell'Emilia. Spiegaci un po' il senso di questo avvenimento, ma soprattutto le ragioni di questa associazione che è nata da poche settimane. Sì, l'associazione Esercente Avellino è un'associazione nata da neanche un mese e la presenteremo proprio con questo evento, una finale per l'Emilia. L'obiettivo è quello di fondamentalmente far conoscere questa associazione a quanti più esercenti possibile ad Avellino. Lo scopo è quello di crescere come esercenti proprio, quindi avere una mentalità diversa volta a creare rete all'interno della nostra città per poter affrontare delle problematiche oggettive che si stanno verificando. Problematiche che immagino siano anche in relazione, come dire, alla latitanza dell'amministrazione, o comunque ci sono dei problemi in relazione a quello che sono il rapporto con l'amministrazione. Problema è questo, noi ci sentiamo abbandonati da questa amministrazione, non vorrei dirlo, ma è un dato oggettivo. Uno dei motivi potrebbe essere il gazebo per il corso, che alla fine ha creato uno scompiglio, ha creato dei disagi proprio per gli esercenti di quella zona, ecco perché vogliamo invitare gli stessi ad aderire alla nostra associazione e pensiamo che sia impossibile gestire le cose in questo modo, nel senso che ci deve essere un po' più di democrazia, un po' più di impegno da parte dell'amministrazione, da parte nostra ovviamente, quindi diritti e doveri, a cercare delle alternative, delle soluzioni a questi problemi oggettivamente impraticabili. Questi mesi ci sono stati degli eventi, diciamo, analoghi, nel senso che più commercianti, più esercenti, come dire, si sono messi assieme e hanno promosso appuntamento al centro. Alcuni già hanno parlato in vista della vostra, insomma, della vostra iniziativa di una sorta di derby, cosa che non credo sulla quale voi siete d'accordo. Guarda, ti spiego, io tra l'altro sono un associato di appuntamento al centro e non c'è nessun derby, non c'è nessun conflitto, non c'è assolutamente niente, anzi, magari si riuscissero a creare sinergie in senso stretto con appuntamento al centro ci farebbe anche piacere, ma il problema è un altro, qua si pensa che ogni volta si fa qualcosa per andare contro a qualcuno. Ecco, questo, per questo motivo che nasce l'Associazione Esercente Avellino, noi non vogliamo andare contro nessuno, vogliamo andare a favore della nostra città. Noi stiamo cercando di costruire una rete, che poi ci saranno all'interno di questa associazione eventi inevitabili, perché gli eventi portano comunicazione, portano un numero congruo di persone che possano darci la possibilità di crescere, di diventare forti e chissà in futuro fare qualcosa di sicuramente più sentito. Quando tu parli di sinergia, intendi sostanzialmente con le altre associazioni, con gli altri soggetti che in questo momento esistono, tu intendi sostanzialmente, parlando di rete, una forma di dialogo, immagino, no? Certo, sicuramente io per sinergia non intendo per forza andare a fondere le due cose, intendo andare a creare rete, appunto. Quindi io ben vedo le attività che vengono svolte all'interno della nostra città, per cui sinergia intendo questo, nel momento in cui si crea qualcosa al centro storico come è stato fatto a Via l'Italia, si possono creare in tutta la città di Avellino, che poi è il nostro obiettivo, quindi allargare a tutti gli esercenti e questo per questo intendo sinergia tra le parti, quindi benvengano le sinergie tra le associazioni. Domenica 1 luglio, sostanzialmente un evento che si tiene tra Via dei Concili e Via dell'Italia. Spiegaci un po' come funzionerà, spiegaci un po' come ci sarà. Allora, l'obiettivo era quello di fondamentalmente di riunire i cittadini di Avellino e non solo, partecipando a questa finale. Ci sarà un maxi schermo in cui verrà proiettata la finale degli europei, dopodiché si sposterà la manifestazione su due concerti, uno diciamo musica più da discoteca che verrà nella parte interna alle zone di Via l'Italia, Via dei Concili, e un altro invece è un concerto rock che avverrà appunto all'angolo tra Via l'Italia e Ovviamente non è soltanto un'iniziativa rivolta, come dire, alla notte, nel senso che partendo dalle 6 del Certo. pomeriggio ci sono anche iniziative rivolte alle bambine, alle famiglie, eccetera. Ci saranno artisti di strada, ci saranno giochi per bambini, insomma è una manifestazione allargata, questo è normale, che ha poi nel suo, diciamo, fulcro la finale degli europei e poi i concertini dopo. Quindi diciamo che è un percorso. Molto spesso queste cose nella storia della nostra città sono sempre state estemporanee, cioè nel senso che poche fiammate, anche di successo, ma poi tutto insomma è finito lì.
Visto insomma, la mission che vi siete proposti, anche nei mesi invernali ci sarà la possibilità, come dire, di avere eventi o comunque iniziative. Voi pensate di poter, come dire, mantenere questo impegno? Io assolutamente questo sì, noi ci proveremo ovviamente sperando che l'amministrazione ci venga incontro, perché poi diciamo che comunque questo primo passo, quindi dandoci l'opportunità di svolgere questo evento, per noi è un punto a favore, cioè noi non vogliamo criticare, noi vogliamo creare, questa è la differenza. Ci saranno sicuramente, ci sarà una programmazione che stiamo stilando insieme a tutti gli associati, che andrà a valutare i pro e i contro di quello che è la città. A noi non interessa tanto dell'amministrazione, di quello che è la città e di quelli sono gli obiettivi che dobbiamo per forza di cose raggiungere, perché questa è una città piccola che può però essere vista come città grande, solo che per fare questo abbiamo bisogno di una vera apertura mentale, perché poi si parla sempre di apertura mentale, non ho capito cosa significa apertura mentale, se poi ogni volta ci sta una chiusura totale, quindi è una città che ha bisogno di fare ripe. Quindi ne approfitto della vostra intervista per invitare quanti più esercenti possibili ad aderire a questa associazione.